E salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Ship Graveyard Simulator. Mi stavo mangiando un'intera parola. Ce l'ho fatta a mangiarmi la parola. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su un nuovo gioco che non sarà una serie, ma che ho visto e ho detto sì, io questo lo devo come minimo provare, come minimo. Non sarà una serie, vi dicevo, vediamo come va il primo video. Se vi piace, lo facciamo di nuovo. Ok? Quindi questo è il primo avvio che faccio. Non so se devo fare un tutorial, non so niente. Nuova partita, immagino. Ah, mi butti così proprio? Mi dici niente? Ok, va bene. Allora, da quello che ho capito all'interno del gioco, quello che dobbiamo fare è affittare delle navi che devono essere, che sono state dismesse e dobbiamo farle a pezzi per recuperare materiali. Questi materiali sono utili perché possono essere venduti oppure possono essere reimpiegati per migliorare le nostre cose, che non sono solo gli strumenti, ma sono anche le strutture. Ah, ok. Eccoci qua. Questo è l'intro. Mare, navi. Sento il mare solo sulla sinistra. È strana sta cosa. Ah, bella, una favela! La mia ambientazione preferita. Fantastico! Sì, acciaio corrugato, legno marcio. Fantastico, è il mio preferito. Le navi sono il tuo grande parco giochi. A bordo ci sono molte cose da distruggere e possono esserci anche preziosi segreti, come il tetano. Esplora, controlla attentamente le navi abbandonate perché ci puoi trovare molti materiali, ponte, cabine, sala macchine, ci sono molti posti da esplorare. Usa il veicolo per viaggiare più velocemente. Rottami, smonta tutto quello che puoi, dalla rottamazione di semplici barili o tubi a quella di motori enormi. Raccogli, in questo gioco troverai una grande varietà di materiali, dal semplice acciaio e del rame. Ad argento e oro di grande valore. Scegli con intelligenza perché hai uno spazio limitato nel tuo deposito. Questi sono i tasti. Usa, tira materiali, torcia, albero dell'abilità. Spazio, accovacciati, sprint, attrezzatura. Ah, finito? Questo è il mio tutorial? Bello. Quindi allora, fatemi vedere un po'. Tu chi sei? Mercato, commercia. Vendi, qui puoi vendere materiali accuratamente raccolti. Il venditore non sarà l'uomo più bello del mondo, ma offre buoni. Beh, ma allora sto body shaming? Regole del mercato. I prezzi dei materiali cambiano ogni giorno a seconda di ciò che vendi. Ok, concludi. Mi piace come cosa. Non è male. Non guardo niente. Negozio di ferramenta. Acquista nuovi utensili. Upgrade. Ok, immaginavo. Senza nemmeno che sto a leggere. Quanti soldi ho? Niente. Grimaldello. Non c'ho niente. Upgrade del negozio. Si possono upgradare anche i negozi. Se è acciaio arrugginito, rame, acciaio non legato. Ok, va bene. I guess. For sale, officina. Fornace deposito materiali, ok, 400 dollari. Questo è invece baracca. Cosa ci si può fare nella baracca? Niente ancora, posso solo leggere. Vabbè, allora. Computer. Piccola, nave disponibile. Atropos. Del 1985, wow. Bah, prenoto. Troppo poco denaro. Ok, ci manca un dollaro. Allora ci facciamo un giro. È l'ultima cosa che mi rimane da fare. No way, questa è la ghisa. Ghisa, rame, acciaio, non so cosa sto prendendo, ma voglio tutto! Voglio tutto! Vieni qua. Cosa hai tu? Acciaio arrugginito. Serve il martello, a quanto ho capito. Via qua. Non so cosa sto prendendo, però so che sto prendendo cose. Ghisa, vai. Ghisa. Quindi allora io sto copiando un po' di roba a caso, olio, acciaio, ghisa, rame, queste cose qua. Va bene. Posso anche saltare, wow. Cos'è questo? Martello, smonta, buona distruzione. Punti critici, fanno più danni. Ok, migliora. Cosa devo fare qua? Ma ce l'ho il martello allora. Abilità. Progresso, livello 1, livello 5, livello. Vabbè, schema, schema. Madonna, ma che cos'è? Ok. Orca troia, che botte che tira. Bonk, bonk. Fantastico. Sì, allora l'audio è un pelino alto. Ma è fantastico. Allora, devo abbassare un attimo l'audio perché l'ho sentito tipo nel cervello direttamente quell'effetto sonoro. Quindi vendo tutto. Vendi 395. Dai, è così. Compro una sega per metallo nel negozio di ferramenta, che è il tizio a fianco. Dammi una sega. Grimaldello, posso prenderti?
Posso prenderti e ti prenderò. Allora, sblocca livello di difficoltà, reintegra. Ok. Va bene, insomma, mi sono preso un grimaldello. Spendi punti nell'albero delle abilità. Pure. Abilità, ecco qua. Martello, danni al martello, velocità del martello. Quanti punti ho però? Punti disponibili. Ah, ok, due. Non so come faccio a prendere i punti, però va bene. Ordina una nave, subito. Prenota. Vai. Ma posso guidare? Oh, bellissimo! Let's go! Sto veicolo fa un rumore un po' strano. Mi fa morire anche come c'è la ruggine lì, però è lucidissimo. È lucidissimo. Ci facciamo un giro. Dov'è la cassa che avevo visto prima? Sono sicuro che sia qua. Freno a mano? C'è. Muovi il mouse per ruotare. Ok. Aperta. Alcolici. Benzina. Piombo. Dai, è così. Che figata. Dai, io faccio un giro. Esplodi. Bonk. 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 Sono fragilissime le cose in sto mondo, davvero. Come se la ruggine fosse l'acerrimo nemico dell'integrità strutturale. Oddio, tecnicamente. Ragazzi, è una cosa estremamente soddisfacente, davvero. Mancanza di spazio. Venite qua allora, seguitemi. Bello. Whee! No, vieni qua, ho detto. No, allora, che cazzo fa effetto slingshot? Vai così. Ma questi sono botto di soldi! E manco è arrivata la prima nave, sto già facendo un casino di soldi. Siete fieri di me. Ghisa, vai, vendi. Adesso i soldi ce l'ho. Dicevamo, le abilità. Slot di attrezzatura. Slot auto, più due slot auto. Non male. Bruciatore. No, dai, andiamo così, andiamo così. Ah, ma ancora due punti disponibili. E allora saliamo così. Benissimo. Progresso, cioè? Ok, niente. Utensili di utilità. Ah! Gestione, prezzo dei materiali. Ho capito, ho capito. Mi stavo un attimo concentrando troppo qua. Vabbè, fa niente, dai, andiamo a dormire. Andiamo a dormire, vai. Ti sveglierai, sonno, tutti gli oggetti di te, nuovi oggetti appariranno sulla spiaggia. Ok, va bene. Eccola qua! Oh, piano, piano, piano! Ma non è vero che funziona così, le navi si devono arenare. Salvataggio automatico, primo giorno, achievement. Dai, eh. Raccogli abbastanza materiali per costruire un'officina. Manca l'acciaio arrugginito. È proprio thick il rumore che fa. Quanto ho adesso l'acciaio arrugginito? Ah, posso, ce n'ho abbastanza. That was easy. Ma queste sono galline. Un po' meccanizzate. Vabbè, lasciamo perdere. Dicevamo l'officina, ecco. Voglio comprare l'officina. Acquista, subito! Dai, eh! E da un po' di legno e pietroline, ecco qua un'officina! Fusione, unisci i materiali e fondili per creare nuove leghe. Ogni lega richiede condizioni di fusione diverse. Devi impostare la fornace con attenzione e fare attenzione. Davvero? Un errore può distruggere i tuoi materiali. Magazzino. Ok. Possiamo conservare i materiali. Upgrade, è il solito. Concludi. Rame, acciaio arrugginito mi dà acciaio non legato. A quanti gradi? 1000. A posto. Vai. Tutorial concluso. Ah, da qua sono. Bene. Sto cazzi mia da qua, grazie. Acciaio non legato, va bene, dai, io ti metto qua dentro. Mettiamo anche il piombo e l'acciaio normale. Il resto mi sa che lo possiamo anche vendere. Piace. Vendi tutto. Bene, così ho fatto anche un livello, a quanto pare. Utilità. Numero di grimaldelli, prezzo di grimaldelli. No, andiamo qua. Aumentiamo il prezzo sui materiali. Cioè, mi danno in più praticamente. Nuovo ordine disponibile. Sì, ma a me non interessa. Vieni qua. Andiamo. Lo devo fare io il rumore, ragazzi, perché è ignorante sta macchina. Fa un rumore pessimo. Ti parcheggio qua, eh.
Ok. Si è distrutto? No, perfetto. Il veicolo è indistruttibile a quanto pare. Oh, e mo famo a pezzi tutto. Cos'è che mi dà il pallet però? Fermi. Non mi dà niente. E allora fottiti. Bonk. 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 Acciaio arrugginito e olio. Ma non male. Scatola d'acciaio, vai. È bello perché esplodono in mille pezzi. Fantastico. Ma non è che possiamo proprio fare a pezzi tutta la nave, no, eh? Questo è un rumore di ferraglia. Cioè, è stranissimo. Ehi, pezzi. Nuovo livello! Bene. Questa cosa. Mi faccio una speedrun io di sto gioco, ve lo dico. Prezzo di materiali, vai. Slot auto. Perfetto. Questo è importante. Ne sono certo. Perché più soldi facciamo e meglio è, a quanto pare. E questo vale proprio come principio di vita, ve lo assicuro. Sta proprio di croccante questo sistema di distruzione. Guarda, tutto a pezzi. Tutto a pezzi. Svuoto tutto nella macchina. Ci sono salito sopra e si stava ribaltando. Ok. E adesso possiamo continuare. Oh sì, sarò ricco, ragazzi. Sarò ricco entro domani. È lento come processo. Sì, dobbiamo puntare tantissimo sulla velocità, ne sono certo. È fantastico, è soddisfacente, ma davvero tanto. Poi quest'uomo è una macchina, davvero. Guardate, non si stanca mai. Ma mai, proprio mai. Aperta. Acciaio inossidabile. Così posso pagare l'affitto, bello. A tal proposito, non so quali siano le spese, effettivamente. Penso quello delle macchine. Cioè. Scusate, ma che cazzo sto dicendo? Delle navi. Le navi, a quanto pare, costa tenerle qua. Devo a pezzi. E mi sa che ce la siamo mangiata tutta, ragazzi. Eh sì, perché questa non posso farci niente. Eh sì. Ce la siamo mangiata tutta. Bello, 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 bello. Va bene. Andiamo. Sì, magari se non. Se non provo ad entrare dal parabrezza. 5, 4, 9. A posto. Stay fresh, Esteban, che sto arrivando. Strane ste galline, comunque. Fornisci ordine. Dai. Singolo polco. Singolo colpo che infligge il triplo dei danni. Sì, lo voglio, assolutamente. Nuovo ordine disponibile. Ok, però. Calmi un attimo, perché qua abbiamo un bordello di roba. Cosa mi serve per fare l'aggiornamento a... com'è che ti chiamavi te? Juan. No, era Juan lui. Aiuto, non me li ricordo. Acciaio arrugginito, rame e acciaio non legato. E dai. Fusione, va bene. È bellissimo. Juan, tu sei Juan, l'ho appena deciso. Acquistiamo il nuovo negozio di ferramenta. Al primo giorno di lavoro, ragazzi. Beh, tecnicamente al secondo. Ma che bello! Vabbè, ciao. Ma costano un bordello, ste cose. Spazzolone per olio. Questo non male. Anche il bruciatore non è male. Ok. Allora, dov'è la mia macchina? Come cazzo mi permettete? 591. Mamma mia, ragazzi, mi sento già. Martello in acciaio. Non so se prendere lo spazzolone per olio. Potrei prendere questi due. Potrei prenderli semplicemente. Però il martello in acciaio. Ok, prova a vendere tutto. Prova a vendere tutto. 1183, non riesco a prendere tutto. Però il martellone in acciaio, ragazzi. Spazzolone per olio. Dai, il bruciatore penso che abbia la priorità. Brucia. Carburante migliora. Come al solito migliora. Lo spazzolone per olio. Lo devo prendere. Assolutamente. Passaggio dello spazzolone, raggio d'azione migliora. Se finisce sempre con migliora. Va bene. Acquista. E il martello in acciaio lo pigliamo domani. Allora, devo mandare via sta nave. Quindi, nulla. Vuoi davvero farlo? Sì! Prendiamo questa qua. La Friday. Data del 1990, alluminio molto poco, cromo nulla, alcolici. Ok, prenota.
Vai, va bene così. Va bene, ok. Dov'è la mia macchina? Mi piace che qualcuno nella notte me la riporta indietro. Un po' creepy, però allo stesso tempo è bello. Qualcuno si infila nella mia macchina e dice: ah, quel coglione l'ha ancora lasciata in mezzo. Fammela portare a posto. Come vuoi. Ma posso fare tipo R da qua? No, R mi resetta. Ok, non lo sapevo. Va bene. Ti mollo qua. Ma questa c'ha un bordello di roba sopra. Facciamo un giro. Oh, dovrei aver aumentato anche il danno, eh. E infatti si sente, è più cattivo. Aumentare il danno significa che pensa alla sua ex moglie e questo lo fa incazzare. E guardate come ci dà quest'uomo. E se vi chiedete perché proprio la sua ex moglie, secondo voi chi è che si mette a fare sto lavoro di propria spontanea volontà? Dai, per forza. Probabilmente quella donna gli ha portato via tutto. Povero uomo. Secondo me non se lo meritava, però vabbè. Il mio obiettivo di questo episodio, ragazzi, non so quanto verrà a lungo, sarà fare più progressi possibile. Voglio fare una nave del genere in una giornata. Ma anche se penso non sia difficile. Pensa. Oh, paletto d'acciaio. Questo richiede. Lo sapevo! Richiede il martello di titanio. Maledetto. Ma niente, ti aprò. Ok, fatto un giro, ho tirato giù parecchia roba. Adesso mi riempio l'inventario. Oh, che palle! Ok, aperta. A me, bimbi, a me. Ok, qua c'è un bordello di roba che posso. Che posso sfondare. Alcol, va bene. Cioè, non va bene. Questa è media. Ok. Alluminio, gnam. Bellissimo. Quindi mi. Ah! Sì, è lento da fare schifo. Immagino che le navi più grandi siano ancora più problematiche a questo punto. Ok, dovrebbe essere fatto tutto. Andiamo di mollare tutte le cose qua. Mi dispiace solo per il martellone. Aspetta, lo sapevo! Non aveva finito ancora. Ok. Ah, posto aperta. Cos'altro c'è qua? Radiatore. Ok, so già che odierò probabilmente questo processo perché è forse uno dei più lenti insieme al mocio. Oh, ho finito lo spazio. Oh, wow. Devo provarci, devo provarci. Andiamo a vendere tutto. Vediamo se posso fare l'ordine. Magari c'è qualcosa. Andiamo a vedere. Ghisa, acciaio non legato. E io accetto per l'acciaio non legato. E ci manca. È facile da fare l'acciaio non legato. Forse lo posso fare anche subito. Io ci provo. Vai. Oh wow. Non c'ho spazio. Sposta tutto qua dentro. E il resto mi sa che mi tocca venderlo però. Vendi 854. Oh, ma se vendo ancora due boiate, mi prendo. Sì, mi prendo il martellone. Così possiamo finire quella nave. Vai, vendi. Perfetto, 900 e passa. Prendo il martellone. Martello in acciaio, tier 2. Acquista subito. Boom. Oh, bello che sei. Cos'è? Vuoi te la baracca? Possibilità di assumere dipendenti. Serve cherosene. Ma cazzo si fa il cherosene? Mica c'ho un impianto di cracking qua. Vabbè, comunque, Esteban, via qua. Fornisci ordine. Mamma mia! 11 livelli. Ma ha lasciato due acciaio non legato nell'inventario. E io lo vendo. Vai, facciamo sto cherosene. Olio e olio. Sì, certo, speravo più in questo, ecco. Cherosene a 500 gradi. Vai.
Dammi il mio kerosene. Voglio vedere adesso però il cazzottone qua com'è. Mamma mia, due colpi e ciao. Due colpi e ciao proprio. Fantastico. Potevo chiedere di meglio davvero. Andiamo a vendere, ci facciamo anche la baracca. Ma questo è il mio primo giorno di lavoro. Sto facendo una speedrun di sto gioco, davvero. Allora, vendi l'alluminio e l'acciaio e anche l'olio. Vendi. Ora andiamo a comprare qua. Baracca, acquista. Boom! Fantastico. Ah, il mio dito. Bella, ci prova. Assumi. Upgrade della baracca. Non mi interessa. Costano. Smerigliatrice angolare. Questa è la prossima cosa che voglio. Mi piace. Dobbiamo pagare meno i lavoratori. Va bene così. I lavoratori sono quel qualcosa che produce. Che produce in automatico entrata. Mi piace. Ci andiamo in retro, guardate. Ok. Sorry, my bad. Dove cazzo mi ha fatto ripartire? Ho premuto R per sbaglio. Oh! Bellissimo. Ah, ma l'abilità ha il cooldown. Bella però. Aspettate, ho la torcia, vero? Sì. Eccola qua. La voglio finire in giornata. Cioè, a questo punto è in nottata, vabbè. In un colpo solo! Ma voi siete pazzi. Bellissimo, in un colpo solo. Buttiamo tutto nella macchina, che adesso ha 18 slot. 18 slot. Diventato un autobus, non è più una macchina. Prendiamo tutto ciò che c'è da prendere. C'è qualcosa da prendere qua? Ah, piombo. C'era qualcosa di buono allora. Vieni qua. Benissimo. Abbiamo preso tutto. E per chiudere in bellezza io direi che posso anche andarle a vendere queste cose. Per chiudere in bellezza la giornata, eh. Siamo già al livello 12. Due giorni di lavoro, ragazzi. Due giorni di lavoro. Bello. Io sono su sta spiaggia da due giorni, ok? Sono già il re della spiaggia. Allora, dicevamo. Ma sì, buttiamo tutto qua dentro. Che ce frega. Via, a posto. Esteban numero 2. Fornisci l'ordine. Boom. E che ce frega. Ce frega niente, ecco. Io direi che posso terminare qua. Vi ringrazio tutti per avermi seguito. Vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate del gioco e se volete vedere un altro episodio. Vi ringrazio ancora e noi ci vediamo con i prossimi video. Bye bye.